Torna il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi. Solo marchi di qualità artigianale, garantita. Domenica 31 ottobre saranno a Origio, via Repubblica. Orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo. Nello scrupoloso rispetto di tutti i protocolli sanitari. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it delle ore 13. Non ce l'ha fatta purtroppo l'anziano travolto da un'auto a Venegono Superiore in via Como ieri sera mentre viaggiava sulla sua bicicletta. L'uomo, Domenico Presti, 72 anni, è stato investito alle 19.45, ricoverato all'ospedale Galmarini di Tradate, dove è stato trasportato con la massima urgenza dagli operatori del 118 arrivati a bordo di un'ambulanza e di un'auto medica sul luogo dell'incidente, è spirato poche ore dopo. Stando ai primi accertamenti, nella zona molto buia, l'anziano non è stato visto dall'automobilista. Pare che la bicicletta non fosse dotata di faretti o catarifrangenti. Al momento sono ancora in corso tutte le verifiche e questa mattina i carabinieri erano sul luogo dell'incidente per i rilievi. Sotto shock la persona alla guida dell'auto. Grande spavento questa mattina, poco dopo le 8, in via provinciale a Mornago. Per cause ancora in corso di accertamento, un camionista ha perso il controllo del suo tir che è finito fuori strada e, travolta la staccionata di un terreno privato, si è adagiato su di essa, quasi sul fianco. Si è temuto per la vita del conducente, ma fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale ha consentito di estrarre l'uomo, 49 anni, dalla cabina di guida e di constatare che aveva riportato solo traumi di media gravità. La strada fra Mornago e Mustonate è stata chiusa per consentire la rimozione del mezzo incidentato. Un altro incidente stradale si è verificato poco prima delle 6 a Ferrera di Varese, sulla provinciale 30, dove si sono scontrate un'auto e una moto. Un uomo di 53 anni ha riportato vari traumi ed è stato portato in ambulanza all'ospedale di Luino. Non devi frequentare quel gorilla, non finché saremo sposati. Un 61enne di origini palermitane che vive nei pressi di Malpensa ne faceva soprattutto una questione di onore e di principio. Per quanto il suo matrimonio fosse ormai naufragato e la separazione firmata, la ex moglie non era del tutto svincolata dal legame coniugale. I due attendevano ancora il divorzio. «E solo quando saremo divorziati, le diceva l'uomo, tu potrai rifarti una vita. Adesso no, adesso sei ancora mia moglie». Sembra un'inezia, ma la 57enne l'ha vissuta come un incubo, anche perché il marito faceva di tutto per impedirle di essere felice, seguendola, minacciandola e seppellendola di messaggi. Alla fine lei si è rivolta ai carabinieri e il marito non potrà più avvicinarsi alla donna. Pronto soccorso in crisi a Legnano e a Gallarate. A Legnano la media è di un medico ogni 10 pazienti in trattamento, più quelli in attesa. Tra Basso Varesotto e Alto Milanese, quel pronto soccorso è l'unico che, secondo il sistema di monitoraggio varato da Regione Lombardia, ha quasi sempre un grado di affollamento in zona rossa, con un carico che negli ultimi giorni, complici i primi raffreddori, supera i 50 utenti in contemporanea. L'azienda sociosanitaria territoriale Ovest Milanese ha cercato di potenziare l'organico assumendo nuovi medici, ma per pronto soccorso e medicina d'urgenza non si trovano candidati e il sindacato chiede da mesi una riorganizzazione. Situazione difficile anche al pronto soccorso di Gallarate, dove il personale non riesce a gestire l'afflusso. Ieri mattina le ambulanze sono rimaste bloccate a lungo nel piazzale. Insomma, la situazione anche in questo caso è tutt'altro che rosea. E chiudiamo con la pagina dello sport, più precisamente con il basket. Un ruolo centrale nelle strategie tecniche, una presenza più assidua agli allenamenti e alle partite della Open Job Metis. Ma Luis Scola non mette da parte il progetto quinquennale che prenderà il via nella prossima stagione e per questo, per quest'anno, si avvarrà ancora delle professionalità già presenti in società per la gestione ordinaria del club. Insomma, il primo giorno da plenipotenziario dell'ex campione argentino non ha prodotto scossoni né rivoluzioni alla pallacanestro varese. Confronti con coach Adriano Bertemati e i suoi ufficiali di collegamento, una presenza all'allenamento pomeridiano di ieri per seguire dal vivo le evoluzioni della seduta, ma per ora nessun contatto con lo spogliatoio e i giocatori.
che hanno comunque percepito il nuovo ruolo più centrale della stella argentina, compagno di metà di loro fino allo scorso maggio, all'interno delle gerarchie del club. Bene, con questo è tutto, per ora l'informazione di prealpina.it finisce qui, l'appuntamento è alle 19 di questa sera. Buon pomeriggio!